Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti a questa lezioncina che mi spiace molto dover fare in questa maniera, a distanza, perché toglie tutto il bello dell'interazione, del vedersi, del poter comunicare anche in altre maniere. Tutti speriamo che la situazione migliori, anche se per ora dobbiamo stare alle regole di prudenza che ci sono consigliate e imposte. Questo seminario, questa lezione, era stata pensata in maniera diversa da come ve la sto facendo, anche per un motivo più serio, più triste, più tragico. Era stata, siccome è una lezione sui nanomateriali e sull'interazione con la materia vivente, io sono bene o male un fisiologo, quindi un esperto di materia vivente, di un pezzo dei problemi di materia vivente, e la parte di nanomateriali io l'avevo pensata di fare in collaborazione col mio collega Gianmario Martra, professore di chimica fisica, con cui abbiamo lavorato molto in questi anni e che mi ha dato molto in termini scientifici e anche personali di amicizia. Gianmario è mancato improvvisamente nell'autunno scorso, lasciando un vuoto per tutti noi e lasciandomi anche il problema di dovermi arrangiare per la parte che non è di mia strettissima competenza, anche se ci ho lavorato negli ultimi anni. Ringrazio il professor Coluccia, a cui ho chiesto un aiuto per una revisione, solo per essere sicuro che le cose che dicevo per la parte di materiali fossero corrette, e lui mi ha detto che mi ha dato la sua benedizione, e così penso che le cose che dico possano essere fondate e serie. Parlare di nanomateriali, dobbiamo forse prima spiegarci cosa sono i nanomateriali. Ci sono varie definizioni prodotte, sono normate ormai anche da enti internazionali. Qui sotto vi riporto le definizioni dell'International Standard Organization, l'ISO, potete trovare su Wikipedia. Tutte le citazioni sono messe in calce delle diapositive man mano che io cito, prendo qualcosa da qualche fonte. Poi ci sono tutte riportate nella sitografia e bibliografia finale. Ora, una definizione largamente accettata è quella che si tratti di materiali con almeno una dimensione esterna alla nanoscala. Nanoscala vuol dire dell'ordine dei nanometri, cioè 10 alla meno 9 metri, e più precisamente nel range 1-100 nanometri. Gli oggetti sopra i 100 nanometri non sono considerati propriamente dei nanooggetti, ma fino a 200, insomma. Comunque il limite canonico è 1-100 nanometri. Ricordo che quando si parla di oggetti submicroscopici, un'unità molto usata era l'Angstrom, usato dai cristallografi, usato per le proteine e anche per la cristallografia di proteine, eccetera. L'Angstrom, vi ricordo, è 10 alla meno 10, perché è 10 alla meno 8 centimetri, quindi è un decimo di nanometro, quindi un nanometro è 10 Angstrom, se qualche volta salterà fuori Angstrom nella chiacchierata. Allora, questa definizione comprende sia i quelli che chiamiamo i nano-oggetti, cioè parti discrete di materiali, sia materiali nanostrutturati, cioè superfici, materiali che sono su scala più grande che nanometrica, micrometrica, millimetrica, anche maggiore, che hanno una struttura interna o superficiale strutturata alla nanoscala, e vedremo qualche esempio subito dopo. Da quando ci sono i nanomateriali? Beh, la risposta è da sempre, no? Ci sono degli nanooggetti naturali, e quando voi aprite dei siti per guardare dei esempi di nanooggetti naturali, di solito si aprono, ahimè, con un esempio che in questo momento è forse un po' di cattivo gusto, però è quello più citato, i virus. Molti virus sono, i capsidi dei virus sono nell'ordine 20 fino a 300 nanometri, questo è un esempio di un virus preso da un sito legato a Wikipedia, che si può trovare su Wikipedia, le particelle che compongono i pollini. Negli incendi o nelle eruzioni vulcaniche, negli incendi naturali di foreste, si sviluppano particolati che sono dell'ordine in ordine nanometrico. Questi sono, diciamo, nanooggetti naturali. Ci sono poi nanooggetti indiretti, prodotti indiretti dell'attività umana.
tutti i prodotti di combustione, questa è la combustione antropogenica, domestica, industriale, gas di scarico, l'usura dei pneumatici, i freni, il consumo dell'asfalto, producono delle particelle che entrano nella grande categoria delle ultrafine particle, particles, particelle ultrafini, sono un sottoinsieme dei PM, quelli che voi leggete sul giornale, c'è lo smog, PM10, PM10 sono le particelle di diametro fino a 10 micron. Di solito si parla anche di PM2.5, quello che ci interessa qua, sono particelle con un diametro, un raggio, anzi scusate, inferiore a 2.5 micron, quindi tutto quello che sta sotto nel PM2.5 contiene particelle micrometriche, submicrometriche e anche nanometriche. Questi sono prodotti che ci troviamo d'attorno, nell'ambiente in particolare, ma anche nell'acqua, ma soprattutto nell'ambiente aereo, prodotti dall'attività, sostanzialmente dalle combustioni e dalle usure di materiali. Ma negli ultimi 30-40 anni si sono sviluppate delle tecnologie per produrre materiali, quelli che chiamiamo nanoingegnerizzati, cioè alla scala nanometrica, prodotti intenzionalmente dall'uomo per una serie di scopi, per avere dei materiali che, come vedremo, hanno delle particolari proprietà quando sono prodotti alla nanoscala. Il 1985 è citato sovente come l'inizio di quest'era tecnologica, in quanto è stata sintetizzata la prima molecola di fullerene, che è una molecola di 60 atomi di carbonio, che è delle dimensioni di qualche nanometro, non ricordo esattamente. Eppure solo carbonio, poi vediamo dopo. Negli anni 90-2000 sono stati sintetizzati altri materiali che sono su scala nanometrica. Uno è il grafene, che è una variante della grafite, ma è uno strato monoatomico, quindi carbonio sempre. O i nanotubi di carbonio, carbon nanotubes, che sono analoghi a fogli di grafene, sono arrotolati in tubi cilindrici cavi con diametri che variano da 1 a 100 nanometri. E adesso vedremo nella successiva, per difficoltà mettere tutto nella stessa diapo, vi faccio vedere tre esempi di queste molecole. In realtà qualche esempio di nanoparticella prodotta deliberatamente dall'attività nell'attività industriale esisteva già prima degli anni 80 ed era il carbon black, il nero carbonio, che è un prodotto della distillazione del petrolio, nero fumo, diciamo, usato per esempio per l'indurimento dei pneumatici, è tuttora molto utilizzato ed è molto tossico, peraltro, nell'indurimento dei pneumatici. Qui vediamo tre esempi, questo è un esempio di fullerene in alto, questa molecola di 60 atomi di carbonio, un esempio di monostrato di grafene, sono tutti atomi di carbonio organizzati in maniera esagonale su un monostrato che può avere dimensioni del piano XY, le dimensioni possono essere molto grandi, submicrometriche, millimetriche, è il piano Y, nel piano Z, scusate, che è il piano in cui il monostrato è di dimensioni nanometriche. E infine un esempio fra i tanti, ce ne sono molti diversi, di nanotubi di carbonio che sono dei fogli di grafene arrotolati, più o meno chiusi, e che sono utilizzati, ve ne accennerò dopo, per molte applicazioni oggi industriali. Un altro aspetto riguarda la nanoingegnerizzazione di superfici, cioè quindi superfici che possono essere molto grandi, oggetti che possono essere molto grandi, ma la cui superficie assume delle caratteristiche e delle dimensioni su scala nanometrica. Un esempio molto citato è quello dei nanofili, nanowires di diamante. Se voi prendete un diamante, questo è un diamante cristallino, sono diamanti sintetici in molti casi, oggi ci sono delle tecnologie per ottenere dei diamanti sintetici, fate una deposizione di nickel sulla superficie
poi fate l'annealing, cioè portate via chimicamente una parte della copertura lasciando degli spot che coprono il diamante. A questo punto, con sostanze chimiche che reagiscono col nickel e che possono intaccare il diamante, quindi reagenti molto forti, che non reagiscono col nickel, scusate, e che invece possono intaccare il diamante, voi potete avere l'erosione del diamante salvo nei punti in cui c'era la copertura del nickel. A questo punto portate via la copertura di nickel e avete un diamante la cui superficie è strutturata con queste punte che vedete nella la scala in basso, sono 100 nanometri vista dall'alto, e invece in 3D con una scansione, microscopio elettronico a scansione, vedete come dalla superficie del diamante partono questi fili, questi nanofili, che sono di meno di un centinaio di nanometri, possono essere sul centinaio anche meno, e che danno quindi una superficie che è completamente diversa dalle proprietà superficiali, come proprietà superficiali, dalla superficie del diamante quando è lavorato, trasformato alla nanoscala. Vedremo che questi cambiamenti di superficie hanno delle grosse, sono molto, sono quelli che danno la novità di questi materiali. Quindi, nelle nanoparticelle la scala nano è alle tre dimensioni, sono in tutte e tre. Allora, alcune proprietà di queste nanoparticelle sono aggregati di poche centinaia di atomi, quindi calcolate che il raggio atomico è nell'ordine, diciamo, degli angstrom, quindi di frazione di nanometro, quindi se fate delle nanoparticelle di 5, 2, 5, 10, 50 nanometri, avete qualche centinaio di atomi. Questo comporta la prima grande novità di questi oggetti, che presentano un elevatissimo rapporto fra superficie e volume. Parliamo di un oggetto sferico, per semplificare, una particella di 300 nanometri di raggio ha il 5% degli atomi in superficie, una di 30 ne ha il 50%. Vi ricordo che nella sfera la superficie va con R al quadrato e il raggio va con R al cubo, quindi il rapporto è 1 su R. Man mano che voi aumentate le dimensioni, il volume aumenta molto maggiormente della superficie, il rapporto appunto si mantiene il rapporto 1 su R, ma aumentando il diametro questo comporta un aumento del volume maggiore dell'aumento della superficie. Man mano che riducete il diametro, il rapporto 1 su R si aumenta, il rapporto superficie-volume aumenta, perché l'R conta meno, l'1 su R conta meno, e per esempio se voi avete una sfera di un metro, il rapporto superficie-volume è 3, se fate una sfera di 10 nanometri, il rapporto superficie-volume è 0,3 miliardi, 3 per 10 alla 8, 300 milioni, questo cambia moltissimo, quindi queste nanoparticelle, come dite, si potrebbe dire, espongono buona parte della loro materia sulla superficie, una parte molto consistente. Pensate, per esempio, in termini di questo è un esempio preso dall'articolo sottocitato, è per il palladio, ma possiamo farlo per altri materiali, per nanoparticelle di palladio di 2 nanometri, l'area per grammo, cioè con un grammo di palladio, voi fate 125 metri quadri di superficie. È una roba enorme, ma l'esempio che è successivo ve lo renderà ancora forse più eclatante. L'ho preso da un sito italiano. Allora, se questo è fatto l'esempio con l'oro. L'oro potete farlo con qualunque materiale che si possa nanoingegnerizzare. L'oro pesa tanto, no? Per cui qui l'esempio, guardiamo l'esempio di sinistra e quello estremo di destra, lasciamo perdere quello centrale. Questo è un cubo di un metro di lato di oro e pesa 20 tonnellate e ha una superficie di 6 metri quadri. No? Ogni lato è un metro quadro, 6 metri quadri. Se noi prendiamo quest'oro e lo sminuzziamo in particelle di un nanometro, la massa è sempre quella, ovviamente, ma
la superficie diventa 6 miliardi di metri quadri, cioè la superficie 2500 miglia quadrate, che è la superficie di uno stato americano, non dei più grossi. Il Delaware è uno staterello piccolo, credo da dove sia venuto Biden, relativamente piccolo, ma è uno stato americano. Quindi il problema del rapporto superficie-volume è forse l'aspetto che colpisce di più nelle proprietà e di queste nanoparticelle, e dell'interazione che queste nanoparticelle possono avere con l'ambiente, con gli oggetti con cui vengono in contatto. Allora, una prima conseguenza di questo elevato rapporto superficie-volume è la elevata reattività. Quando un oggetto mette buona parte della sua massa sulla superficie, aumenta moltissimo la possibilità per questo oggetto di interagire con altre molecole, con altri materiali. No? Quindi la reattività di queste nanoparticelle è elevata. Possono facilmente legarsi ad altre molecole. E non a caso molti di questi oggetti sono usati come catalizzatori. Il catalizzatore deve avere un'ampia superficie di reazioni chimiche di vario tipo, deve avere un'ampia superficie, e queste nanoparticelle sono sicuramente uno dei migliori strumenti che abbiamo per costruire i catalizzatori. Per di più, la gente ha sviluppato delle nanoparticelle porose, cioè se voi prendete una nanoparticella di silice, per esempio, di cui parleremo dopo, o di altri materiali di 30 nanometri, e la trattate con degli agenti che intacchino la nanoparticella in opportune condizioni, dei fluoruri, degli altri acidi molto forti, acidi fluoridrici, voi potete ottenere delle particelle bucherellate. A questo punto non ne ho trovato un esempio abbastanza chiaro, per questioni di tempo mi limito a farvelo immaginare, ma se andate in rete potete trovarlo. Voi avete una spugna, una nanoparticella di 30 nanometri di diametro, che in realtà è una spugna. Quindi con un aumento di un'esposizione di tutte le cavità interne, un aumento enorme della superficie, di nuovo di alcuni ordini di grandezza. E questa è sicuramente una delle proprietà più attraenti delle nanoparticelle. Allora, elevata reattività, che comporta molti fattori positivi e comporta anche dei problemi, perché cose che reagiscono molto, bisogna vedere come e con chi reagiscono. Ma altre proprietà sono molto importanti e ne hanno attirato l'attenzione dei nanotecnologi, dei tecnologi in generale, per le loro proprietà. Sostanzialmente molti materiali ridotti a scale nanometriche possono improvvisamente mostrare delle improvvisamente, per dirsi, dipende da che salto di scala si fa, proprietà differenti rispetto a quelle che esibiscono su scala macroscopica, per esempio. Il rame, che è un materiale opaco, i fili di rame, quando va a scala nanometrica diventa trasparente. Materiali inerti diventano catalitici, come il platino. Il platino non è usato come catalizzatore, se non quando, o molto poco, se non quando lo portiamo a scala nanometrica. Sostanze stabili diventano combustibili. L'alluminio non è un combustibile su scala micro, milli e metrica, e su scale maggiori, a scala nanometrica lo è. Una cosa molto interessante, di cui mi sono un po' occupato anch'io, è che materiali come la silice, il silicio, o gli ossidi di silicio, no? Ma anche il diamante, che sono materiali isolanti, il vetro è un isolante, il diamante è un isolante, molto, molto, sono buoni isolanti, a scala nanometrica possono diventare conduttori. Uno dei lavori che ho fatto più di 10 anni fa, di cui qui non presento degli esempi, era di lavorare con superfici di diamante monocristallino a scala nanometrica per fare degli elettrodi. Diventa un conduttore buono come il rame. È possibile farci crescere cellule sopra e registrare segnali elettrici da questo materiale in condizioni molto diverse, molto più sofisticate di quello che si può fare con altri materiali. Sono fenomeni unici, sono fenomeni di superficie, e sono fenomeni che, quando andiamo alle centinaia di atomi, andiamo al confine fra la fisica classica e la fisica quantistica.
un esempietto piccolissimo, ve lo farò vedere dopo, perché le proprietà, come sapete, dal micro al macro si passa dagli eventi non deterministici agli eventi deterministici. E noi consideriamo che tutta la fisica macroscopica è deterministica, e invece tutto il secolo scorso ci ha insegnato che quando andiamo su scale submicroscopiche e sulla scala dei singoli atomi, dei singoli elementi, abbiamo fenomeni che possiamo spiegare con una fisica non deterministica, con la meccanica quantistica, con altri approcci. Bene, quando noi andiamo a strutture, oggetti di centinaia di atomi, compaiono delle proprietà che non sono più quelle deterministiche, ma sono quelle della fisica quantistica. E questo è un grosso pezzo che la fisica teorica si occupa, i fisici teorici sono molto affascinati da questi aspetti, ma non ne parliamo oggi. Uno, perché io non sono un fisico teorico, eppure avendo una laurea in fisica non sono mai stato bravo in fisica teorica. Quando facevo lo studente avevo già voglia di occuparmi di biologia, e per cui ho cercato di dare gli esami di fisica teorica più rapidamente possibile per occuparmi delle mie cellule. Ma e poi perché comunque non rientra nel tema di cui trattiamo oggi. Queste proprietà, che sono quindi molto interessanti perché consentono di manipolare le proprietà della materia quando cambiamo scala e di manipolarle come vogliamo. Quindi hanno attirato molto non solo lo studio di base, ma anche la ricerca e lo sviluppo e la produzione. La produzione negli ultimi 20 anni è cresciuta esponenzialmente, e oggi qualcuno, non oggi, credo che questo dato sia di qualche anno fa, ha valutato in 10.000 tonnellate anno la produzione per alcune delle particelle più utilizzate, come la silice, l'oro e altre, e mirata a utilizzi diversi. Dove vengono utilizzate le nanoparticelle? Due categorie principali: in beni di consumo. Oggi le troviamo in moltissimi degli oggetti che noi utilizziamo, in ingegneria, nella tecnologia dell'informazione, schermi TV ad alta definizione contengono nanoparticelle per le loro proprietà anche di essere semiconduttori, in molti prodotti farmaceutici, nel tessile, sono in commercio tessuti idrorepellenti che contengono nanoparticelle, proprio perché le dimensioni fanno sì che il rapporto fra l'acqua e questo oggetto cambi completamente, dato il raggio. Per esempio, per tensione superficiale non riesca ad attaccarsi a queste nanoparticelle, non riesca a formare contatto, e quindi abbiamo materiali idrorepellenti. Persino credo che le stiano usando per fare materiali, sedie da giardino, che non si bagnano, che non si sporcano, perché l'acqua va via e non si deposita l'acqua piovana con i detriti che porta. In molti campi chimici, nelle creme cosmetiche, il biossido di titanio, che è molto usato nelle creme solari, credo che in molte sia usato anche a scala nanometrica, anche se qui poi ci sono dei problemi di sicurezza. In molti, anche nell'industria alimentare, molti di questi nanoparticelle possono avere attività antimicrobica, sono degli additivi, sono considerati in genere non tossici, e quindi esiste una normativa che ne regola l'applicazione, vedremo fra un momento, sia per il tipo di nanoparticelle sia per le dosi, e anche di questo parleremo. Ma c'è un altro uso che è stato sviluppato negli ultimi 10-15 anni delle nanoparticelle e dei nanoggetti in generale, e quelli di cui io parlerò un po' più diffusamente, sono quelli per gli oggetti destinati a uso biomedico, disegnati specificamente per l'interazione con l'organismo umano. E qui è nata una disciplina nuova, la nanomedicina, che oggi ha molto sviluppo e di cui ci occuperemo più in dettaglio. Quindi, non ci occuperemo molto dei materiali di uso inseriti negli oggetti di largo consumo, io vi parlerò di più per i materiali disegnati appositamente per l'interazione con le strutture viventi. Quindi due classi di materiali: nanooggetti, cioè nanoparticelle, nanotubi,
che servono come sensori, vedremo un esempio come drug delivery. Molte di queste nanoparticelle possono essere caricate con delle sostanze in farmaci, per esempio, e targettate esattamente, mirate all'organo o al tessuto che deve riceverle, senza che ci sia una somministrazione e una distribuzione specifica. E quindi andiamo dal nanoggetto al bersaglio biologico. Ma ci sono un'altra maniera di usare nanooggetti in biomedicina, è quello di usare delle superfici nanostrutturate per fare protesi, per fare impianti. Come vi dicevo, quando quell'esempio del nano fili di oro, non è questo che viene usato per le protesi, vengono usati altri materiali come silicati, alluminati, eccetera, ceramiche. Quando alla nanoscala la superficie è molto grande e questo consente una più stretta interazione col materiale biologico che deve essere su cui devo applicare la mia protesi, il mio impianto. Sono usati per gli impianti dentali, anche oggi c'è tutto uno sviluppo di nanosuperfici, nanomateriali per gli impianti dentali. Quindi qui non andiamo dal nanooggetto al bersaglio biologico, ma andiamo dalla superficie nanostrutturata come attrattore del materiale biologico. La nanoscala è quella delle strutture cellulari e subcellulari e della loro organizzazione spaziale. E quindi questi materiali si prestano molto bene e con proprietà caratteristiche che sono molto interessanti per chi si occupa delle interazioni con gli organismi viventi. Da una parte pongono una serie di interrogativi e di opportunità su come le cellule e i tessuti si comportino quando si trovano a contatto con oggetti delle dimensioni paragonabili a quelle di una proteina, nanometri. E questo comporta opportunità, ma anche problemi di tossicità, come vedremo. Dall'altra, e questo è un aspetto più di ricerca di base, se volete, proprio la loro capacità di interagire con le strutture biologiche, su una scala inesplorata, fino a 20 anni fa non avevamo idea di questo tipo di interazioni, 20, 25 anni. La possibilità di funzionalizzare vari gruppi che consentono attacco di specifiche molecole biologiche alla nanoparticella e quindi di mirare l'interazione sul materiale biologico, ne fanno strumenti preziosi per capire, su una scala nuova, processi fisiologici e anche patologici. Allora, parliamo un momento della tossicità, perché è un problema molto serio. L'aumento della produzione e diffusione ha quindi posto il problema di valutare gli effetti potenzialmente indesiderati e dannosi. Allora, uno è il problema delle nanoparticelle sviluppate nei beni di consumo. Quindi qui è importante capire quali sono le vie di assunzione, la specificità del rischio, no? Intanto per i lavoratori coinvolti nella loro produzione, che sono esposti a dosi sicuramente maggiori. Le vie d'assunzione sono sostanzialmente quella orale, ma anche quella respiratoria, per via del cavo orale, sia per esempio per la mucosa nasale, che è molto reattiva da questo punto di vista. E anche la cute, ci sono una serie di lavori su effetti sulla valutazione di effetti potenzialmente tossici di nanoparticelle nel caso di abrasioni, chi lavora o chi lavora con certi materiali può avere. Queste sono un po' le vie di assunzione. Ci sono una quantità molto grande di lavori che studiano la localizzazione nei vari tessuti, l'accumulo, la clearance, quanto questi nanoggetti vengono eliminati o quanto risiedono nei tessuti e nell'organismo, e questo fa parte dei criteri che vanno utilizzati per valutare la potenziale o assente tossicità. Un altro problema molto diverso è quello per quelle destinate alla nanomedicina. Qui il problema di attenzione si fa naturalmente più elevato, perché qui introduciamo noi dei nanooggetti in circolo, in un tessuto, e quindi le quantità possono essere meglio valutate, ma gli effetti vanno monitorati con più attenzione. Questi problemi che riguardano la tossicità hanno
ovviamente fin dall'inizio ha attirato l'attenzione sia dei consumatori che dei tecnologi che li producevano, che delle industrie che li utilizzavano. E io vorrei ricordare che è successa una cosa abbastanza importante un po' meno di 20 anni fa, quando queste nanoparticelle cominciavano ad affacciarsi alla ribalta sia dell'informazione scientifica, ma sia dei primi impieghi produttivi, c'è stato, la comunità scientifica ha reagito e ha agito in maniera molto diversa da quando, come aveva reagito in altri casi. Dietro l'introduzione di questa nuova tecnologia c'erano ovviamente delle preoccupazioni, e la preoccupazione della comunità scientifica è stata quella di non ripetere errori, anche errori di comunicazione e di attenzione commessi con l'introduzione di altre tecnologie, pensiamo agli OGM, altre cose, in cui ci si è posti una serie di problemi una volta introdotte queste nuove tecnologie. Qui il discorso è stato, fin dall'inizio, cerchiamo di capire bene quali sono i vantaggi, quali sono le sfide e i problemi che queste tecnologie comportano, prima che queste siano introdotte su vasta scala. E cerchiamo di parlarne con la gente. Un documento che io considero, non solo io, ma molti, ma in particolare che considero storico, mi colpì molto. Io allora cominciavo a mettere il naso, nel senso non la mucosa nasale, la mia mucosa olfattiva, ma il naso, in queste tecnologie, cominciavo a discutere con colleghi chimici e fisici. Devo dire che chi è stato più creativo in questo settore, buona parte della creatività viene dai chimici, dalla chimica. Sicuramente anche i fisici hanno contribuito parecchio, però l'interazione, io personalmente l'interazione migliore l'ho avuta con scienziati dei materiali che sono in molti casi chimici. Allora, mentre io cominciavo a affacciarmi a questo campo, che per me era assolutamente nuovo, non sapevo niente di nanoscienze, leggo quasi per caso su una rivista questo documento pubblicato dalla Royal Society inglese che pubblica un report su promesse e problemi delle nanotecnologie. Io qui ve l'ho citato perché vale la pena leggerlo tutto, è lungo. Sono opportunities and uncertainties. Affronta esplicitamente sia le promesse dei nanomateriali sia i problemi posti dalla loro diffusione e dall'interazione con gli esseri umani, l'ambiente e le altre specie. Afferma che la comunità scientifica deve affrontare obiezioni e potenziali aspetti negativi nella fase in cui queste tecnologie sono ancora in via di sviluppo e non aspettare che si crei una reazione negativa nell'opinione pubblica, nei consumatori dopo. Quindi afferma la necessità di un confronto aperto con l'opinione pubblica, la raccomandazione che tutti i dati siano resi di dominio pubblico, attenzione agli aspetti etici, dal problema della brevettabilità a quello del nano divide, cioè della differenza e della separazione tecnologica fra paesi ricchi e paesi poveri, e propone delle strade per affrontarli. Cos'è successo in questi 15 anni? Le raccomandazioni della Royal Society sono state accolte? Beh, la comunità scientifica in parte le ha accolte, molti problemi restano. Il problema della brevettabilità resta, il problema del nano divide resta, ma il problema della pubblicità è stato in parte affrontato, ma così il confronto con l'opinione pubblica è stato molto maggiore che in casi precedenti. È stato un esempio in cui la comunità scientifica è riuscita a lavorare su una scala di visione, su tempi lunghi e non a lavorare sull'immediato. Avere una visione di prospettiva. E questo ha sicuramente cambiato l'accettazione, sia l'accettazione, diciamo, da parte dell'opinione pubblica, per quello che se ne parla, sia la garanzia che tutti, anche chi produce e chi usa questi nanomateriali, ha sul loro utilizzo e sulla loro affidabilità. Come vedremo,
Quindi il rapporto, tra l'altro, affrontava quest'altro aspetto. Quali sono i parametri critici per determinare se un nanomateriale è tossico o non è tossico, no? E qui bisogna dire che le prime idee, i primi protocolli hanno preso dall'esperienza, come indicava opportunamente il rapporto della Royal Society, basandosi su esperienze accumulate su altri materiali già presenti nell'ambiente, su altre esperienze di tossicità in ambiente di lavoro e nel consumo. Nei 15 anni che sono passati è stato la guida effettivamente per centinaia di gruppi che si sono l'hanno lavorato, centinaia, forse migliaia di gruppi di ricerca, alla determinazione di questi parametri critici, no? È stata, come accennavo sopra, sicuramente c'è stato un riferimento che ha guidato l'approccio dal punto di vista degli studi di nanotossicità, che era l'esperienza che la comunità scientifica aveva accumulato con un altro materiale naturale, ahimè, che è l'amianto, che è un materiale siliceo, che in almeno una scala sono lunghi aghi, quelli di amianto, in molti casi, che possono essere anche nanometrico, che interagiscono con le cellule, la cui tossicità drammatica è stata oggetto di negligenza da parte dell'industria per molti anni. Ricordo che si sapeva, la storia dell'amianto è una storia drammatica, perché che avesse degli effetti gravissimi sia sulla salute, sia sul come cancerogeno, era noto da molto tempo ed è stato continuato ad usare, ma negli ultimi 20-30 anni la comunità scientifica è riuscita a dare un grosso impatto, a dare un grosso contributo alla loro messa al bando da molti paesi, non da tutti, in molti paesi tutto era prodotto, commercializzato e utilizzato, e sicuramente l'esperienza fatta con l'amianto è servita a chi si è occupato di tossicità di nanomateriali. Dopo 15 anni quello che si può dire è che il quadro è abbastanza definito e controllato. Abbiamo capito parecchio di quali sono i parametri rilevanti e sappiamo dire abbastanza su quando un nanomateriale può avere effetti tossici e quando può non averli, anche se molto resta da chiarire. Escono tuttora moltissimi lavori sui nanotossicità, perché poi una cosa in vitro, una cosa in vivo, vedremo che l'interazione che queste nanoparticelle possono avere è molto diversa secondo come le presentiamo all'organismo, alle cellule, al tessuto, e quindi però molto è stato fatto. Qualche esempio lo vedremo ora. Allora, la prima fase è stata quindi una fase degli studi di preoccupazioni per la loro sicurezza. Di nuovo, perché un problema è l'esposizione non volontaria a materiali presenti nell'ambiente, negli oggetti di consumo e nell'ambiente di lavoro. Un altro è quando voglio deliberatamente introdurre delle nanoparticelle in un organismo per scopi medici, terapeutici o diagnostici. Nella seconda fase ci si è occupati di più dei meccanismi coinvolti. Allora, questo ha avuto delle ricadute sulla ricerca fondamentale. Descrivere l'interazione fra vivente e materiali inorganici e organici, ci sono anche delle nanoparticelle organiche, di cui parlerò poco, a un livello finora sconosciuto, è un terreno che era inesplorato. Ma questo aveva anche ricadute applicative, capire quali sono le proprietà ottimali per l'uso in diagnostica o in terapia, l'imaging, il drug delivery, come abbiamo già parlato, quindi come devo funzionalizzare, caratterizzare le nanoparticelle, i nanomateriali per questo tipo di usi. Allora, prima fase, parliamo ancora di tossicità. Anche noi ce ne siamo occupati, in particolare siccome avevamo cominciato ad usare delle particelle di silice, biossido di silicio, sviluppate dai gruppi a Torino di Bice Fubini e di Gianmario Martra. Alcune di queste nanoparticelle sono interessanti, molto quelle sviluppate dal gruppo di Gianmario, sono interessanti perché possono essere, sono particelle di 50 nanometri in genere queste, che vedete sotto in un esempio di microscopia elettronica, queste si agglomerano ma non si aggregano, sono particelle singole, che anche questo credo che sia in acqua, questa figura, in sospensione,
erano già note per avere bassa tossicità ed erano interessanti perché il gruppo di Gianmario, come dicevo, era riuscito a sintetizzare queste nanoparticelle di silice che, facendo inglobare un colorante fotoeccitabile. Viene inglobato nella sintesi, quindi sulla superficie non c'è. Quindi la nanoparticella di silice è una nanoparticella di silice come le altre. Nell'interno c'è questa cianina, che è una cianina che viene, può essere eccitata dagli UV, emette nel rosso, e quindi li si può usare, per esempio, per andare a fare imaging cellulare o subcellulare. Quello che vedete a destra in basso è un esempio di una cellula vista al microscopio a contrasto di fase, si vede non molto. Una cellula, sono cellule nervose, le GT1-7, è una linea cellulare immortalizzata derivata, quindi si può tenere in coltura, è più facile da lavorare su queste cellule che non con colture primarie, derivata da neuroni GNRH, quelli che secernono l'ormone GNRH, che sono dei neuroni molto interessanti, che fanno un ormone molto importante per sopravvivenza della specie. Queste cellule in coltura conservano molte proprietà della cellula eccitabile, noi le abbiamo usate molto. Come vedete, queste particelle vengono internalizzate, sono questi pallini rossi che vedete, sono in realtà, quando entrano si aggregano in piccoli aggregati, perché sono più di qualche nanometro. La cellula è marcata in verde con dei nanotubuli e le nanoparticelle sono in rosso. Queste sono immagini prese con un microscopio confocale e vedete nella sezione, la linea bianca traccia un taglio, no? E sotto in C avete la sezione. Vedete, queste sono, entrano, quindi è possibile usarle per marcare cellule, per fare imaging, eccetera. Quello che ci siamo chiesti, va bene, hanno fama di essere sostanzialmente bassa tossicità rispetto a dati precedenti a quelli dei nostri lavori, però volevamo chiarire meglio quali sono i parametri che possono garantirci che lavoriamo con materiale non tossico, e abbiamo fatto una serie di lavori coltivando queste cellule in coltura e andando a misurare, facendo delle conte cellulari, esperimenti molto semplici, andando a misurare la sopravvive in due condizioni. Quando voi tenete queste cellule in 0,5% fetal bovine serum, come vedete in A, voi, queste cellule, il siero, voi sapete, è un mitogeno, fa proliferare le cellule. Queste sono cellule che possono esprimere proprietà molto differenziate da neuroni tenuti in basso siero, cioè quando non proliferano, sono quiescenti, oppure possono proliferare e differenziare parzialmente e proliferare se le tenete in 10% siero, come in C. Allora, noi abbiamo fatto la prova nelle due condizioni, in cellule, per vedere come la presenza delle nanoparticelle potesse influire sia sulla sopravvivenza, sia sulla loro capacità proliferativa. Come vedete, quando voi usate, queste sono particelle di 50 nanometri, quelle che avete visto prima, e le abbiamo provate a varie concentrazioni, 15 microgrammi millilitro, 73 microgrammi, 146, 292, a 24 e a 72 ore, barre nere e barre grigie. Come vedete, con 15 microgrammi millilitro, voi almeno su 3 giorni, che comunque per prove in vitro è un intervallo di tempo già rilevante per capire eventuali effetti tossici, non c'è nessun effetto. I problemi cominciano ad esserci quando voi aumentate la dose, 73 microgrammi millilitro, e a dosi ancora maggiori, 146-192, avete una sostanziale morte cellulare in condizioni di deprivazione da siero. E anche quando avete 10% siero, 10% siero, voi vedete che l'effetto è meno forte, a 292 a 3 giorni lo è altrettanto drastico, sicuramente perché la capacità proliferativa per un po' maschera la morte di una parte delle cellule. Comunque gli effetti sono sicuramente marcati. Quindi dobbiamo dire, per 50 nanometri, 15 microgrammi è una dose probabilmente non tossica, che si può usare quindi anche in esperimenti più lunghi, e ne vedremo qualcuno.
Questi sono tutti esperimenti in vitro, per ora non parliamo di esperimenti in vivo, su cui esistono delle prove non con queste, con altre particelle, clinical, test clinici, ma ne parleremo un attimo alla fine. Allora, è la dose quello che conta, non solo, perché se voi fate INE, vedete lo stesso protocollo fatto solo per il 10% siero, quindi solo il cervello che stavano proliferando, per confrontarlo con quello in C, fatto con particelle di silice al confine della nanoscala, particelle di 200 nanometri, voi vedete che non fanno assolutamente niente, almeno su questo parametri e su questi parametri e per questa scala temporale, non fanno assolutamente niente, non hanno nessun effetto. Quindi non è solo la dose, ma sono anche le dimensioni che contano. E vedremo che c'è un terzo parametro che conta, che lo vedremo dopo, non c'è qui adesso, ma che è la funzionalizzazione superficiale. Queste particelle hanno dei gruppi dei gruppi OH sulla superficie. Mentre se noi le funzionalizziamo in altra maniera, vedremo che cambia anche questo. Vi farò vedere un esempio dopo. Quindi, ok, abbiamo chiarito che dosi e dimensioni che si possono utilizzare senza grossi problemi. Un altro esempio di nanoparticelle molto utilizzate, sono venute fuori qualche anno dopo, di metà degli anni 2000, che sono molto utilizzate perché hanno delle proprietà chimico-fisiche molto interessanti, sono i cosiddetti quantum, punti quantici, quantum dozzi. Sono particelle fatte di materiali semiconduttori, selenuro di cadmio, per esempio, rivestite, come vedremo, di solfuro di zinco. Queste sono particelle di semiconduttori sviluppate dall'industria elettronica, sono poche centinaia di atomi, per le loro proprietà semiconduttrici, che sono però interessanti perché sono, interessano ai fisici teorici perché, come vedremo, questi esprimono, si chiamano quantum perché esprimono delle proprietà non deterministiche, quantistiche, un esempietto ve lo farò vedere, sono foto, emettono luce, quindi hanno uno fotoemittenti, hanno uno spettro di emissione che dipende dal diametro. Più sono piccole e più emettono a lunghezza d'onda corte, quindi nel violetto. Più sono grandi, più emettono nel rosso, a lunghezza d'onda più lunghe. E qui c'è un esempio preso dal lavoro che è citato in quella successiva, di nanoparticelle, due esempi di quantum dot, uno che emette nel verde, come vedete, più piccolo, e uno nel rosso, c'è la scala, quindi uno di 2, 3, l'altro di 5, 6 nanometri di diametro, c'è anche un quantum rod, alcuni di questi possono essere fatti in forma cilindrica, paragonati con oggetti biologici, una green fluorescent protein, una proteina molto usata per marcare le cellule nelle tecniche di biologia cellulare, la FITCH, che è un colorante organico, con altre proteine che troviamo e con una immunoglobulina. Vedete che siamo nelle dimensioni di una proteina sostanzialmente. Hanno avuto subito un grandissimo sviluppo per l'imaging, perché voi potete incorporare più, queste vengono incorporate nelle cellule, potete incorporare più di un quantum dots nella stessa cellula e attaccare a quantum dot diversi, quindi che emettono luce a lunghezza d'onda diverse, delle molecole, leganti che si legano a specifici siti nelle cellule, così potete marcare la posizione, per esempio, di diversi molecole, diversi organelli a livello sul cellulare. Queste sono fibroblasti NIH, sono fibroblasti in coltura, il nucleo è marcato con un colorante blu, che vedete. Allora, usate dei quantum dots rossi legati, che vanno a legarsi con un legante che si attacca ai mitocondri, e dei quantum dots verdi che si attacca ai microtubuli, e così potete vedere, localizzare come i mitocondri vadano, per esempio, a posizionarsi lungo i microtubuli. Dove vedete giallo, cosa vuol dire? Che c'è colocalizzazione di microtubulo proprio nello stesso punto di microtubulo e mitocondrio. A destra vedete un po' qual è il principio.
è lo spettro di assorbimento e lo spettro di emissione di 4 quantum dots, uno verde, uno giallo, uno arancio e uno rosso. E vedete che se voi, quella linea azzurra indica la fonte di emissione, di stimolazione che voi usate, se voi siete a 480, 490, siete al confine dell'UV, se voi stimolate con UV, ciascuno di questi emetterà, potete stimolarne tutti e quattro quantum dots, per esempio se ne mettete quattro in una cellula si fa, e avrete emissioni, tutte quanti sono, assorbono bene nell'ultravioletto o al confine nel violetto, nel vicino ultravioletto e nel violetto, e emettono con luci diverse, quindi sono molto, molto ricercati e molto utilizzati. E un altro esempio di utilizzo è che proprio la loro localizzazione consente di fare delle altre cose, consente non di fare delle immagini statiche, ma di fare della cinematografia, di capire come, per esempio, un organello si muove nel tempo dentro la cellula, i movimenti subcellulari, quello che si chiama il trafficking cellulare, il traffico, il movimento e il posizionamento. Questa è una un quantum dot rosso che viene legato a un recettore di membrana in una cellula, queste sono cellule HeLa, cioè cellule tumorali in coltura, e si può vedere come sulla superficie della cellula il recettore si muova. I recettori non sono proteine di membrana, non stanno fermi in un punto. Il modello a mosaico fluido dice che le proteine si muovono alcune volte più, altre meno. Il modello mosaico fluido, sapete, ha anche dei vincoli, le proteine sono anche ancorate. Però quando la navicella, la barca non è ancorata, si muove, si sposta, occupa posizioni differenti, e con una microcinematografia si può vedere in C il movimento della nanoparticella sull'arco di tempo di qualche minuto e quindi del recettore a cui è attaccata. E quindi si può seguire il movimento, che è un movimento caotico, no? Perché ho lasciato quell'immagine in D? Perché quella è la rivelazione dell'intensità luminosa emessa dalla particella. E come vedete, non è, questo è per un minuto e mezzo, due minuti. Non è costante nel tempo, ma ha dei picchi. In qualche momento la particella si spegne praticamente, vedete, a 60 secondi l'intensità luminosa è quasi nulla. Questa è la dimostrazione che abbiamo un effetto quantistico, che quindi dimostrano che abbiamo quello che noi vediamo è il movimento di un singolo quantum dot legato a un singolo recettore di membrana. Quindi consente di fare l'analisi a livello di singola molecola in vivo. Bene, sono molto utili, però la gente si è anche chiesta, sono sicure? E il problema qui è serio, più serio che per la silice, perché vengono usate già anche in vivo, in animale, per quello che so io, non so se ci sono dei test clinici con quantum dots, se andate a cercare, non ho fatto in tempo a documentarmi su questo aspetto, credo si va a cercare, non credo comunque, ma il problema è che usare selenio, cadmio, usano anche tellurio, sono tutti elementi molto tossici. La strategia è quella di rivestirli, come vi ho detto, e molte di queste sono rivestite con solfato di zinco, che è abbastanza poco tossico. Il problema è che c'è stata una letteratura che dice, ma una volta che sono incorporate nelle cellule, le cellule intaccano il rivestimento, restano inerti o succede qualcosa? Allora, un piccolo contributo l'avevamo dato anche noi con un lavoro fatto col gruppo della professoressa Fubini, usando dei quantum dots. Questi erano quantum dots, 525 sono verdi, arancio, e 585 sono quantum dots rossi, due tipi di quantum dots, quindi un po' più piccoli e un po' più grandi, usando la solita tecnica, le solite cellule GT1-7, tenendole in cultura 24, 48, 72 ore, abbiamo visto che in realtà a 72 ore c'è un po' di tossicità. Questo è fatto semplicemente in 10% per fare un confronto. E a noi c'è anche il 5%, scusate.
hanno un effetto sia il 525 sulla sopravvivenza che sulla proliferazione, quelle più grosse, non a caso hanno un effetto meno forte, e in particolare a questi tempi, a queste concentrazioni che abbiamo usato, che sono, mi sembra, concentrazioni qui non sono riportate confrontabili con quelle del paziente di silicio che abbiamo usato precedentemente, abbiamo degli effetti anche solo sulla proliferazione per le 585. 585 e 525 è la lunghezza d'onda di emissione, quindi nel giallo-verde e nel rosso per le 585. Allora, come si può spiegare questa parziale tossicità di queste nanoparticelle? Anche alla luce delle preoccupazioni espresse in lavori precedenti a questo, studio del 13, come vedete, sulla loro possibile interazione, in intaccabilità chimica, diciamo così, non è ben detto, nell'interno della cellula. Abbiamo dimostrato, non è qui riportato, che queste particelle vengono incorporate nei lisosomi, e nei lisosomi, come sapete, l'ambiente è acido. Allora abbiamo fatto delle prove con mezzi acidi che riproducano l'ambiente lisosomiale e abbiamo visto che viene in parte rilasciata il rivestimento di solfuro di zinco e anche in parte dei metalli rari, cioè del selenio e del cadmio. Quindi questo spinto, e poi la letteratura è molto ampia su questo, ci sono molti altri esempi, queste richiedono un uso molto attento sia sul tipo di materiale che sui rivestimenti che sui tempi di somministrazione, perché effetti tossici sono potenzialmente presenti. Non a caso io non ho più seguito tanto questo aspetto sui quantum dots, questo filone, c'è un grosso lavoro per sviluppare dei quantum dots che abbiano le stesse proprietà molto vantaggiose di fotoemissione, eccetera, ma siano fatte con materiali meno potenzialmente tossici. Ma abbandoniamo i quantum dots e torniamo in generale alle nanoparticelle. Perché, come vi dicevo, una cosa è studiare le proprietà di queste nanoparticelle in generale in una soluzione, una cosa è quando queste entrano nella cellula, nell'organismo. Una cosa ancora è usarle in una cultura in vitro, in cui l'ambiente è abbastanza controllato, ed è un ambiente semplice, avete una soluzione fisiologica a cui aggiungete un terreno di cultura al massimo, in cui c'è aggiungete qualche componente, un fattore o qualcos'altro. Diverso è quando voi le usate in vivo, negli studi sugli animali, perché è abbastanza difficile estrapolare dall'in vitro all'in vivo. Una delle cose che la gente ha capito molto presto è che quando queste particelle sono iniettate, quindi vanno nel plasma, succedono altre cose da quando ce l'avete in cultura. Già fra l'acqua e i liquidi biologici le proprietà possono cambiare. Queste particelle vanno in circolo, abbiamo detto che sono rapporto superficie-volume elevato, quindi sono molto reattive e quindi si legano alle proteine del plasma. In realtà queste nanoparticelle, quando sono nel plasma, non sono nanoparticelle isolate, ma hanno quella che viene chiamata la protein corona. Su questo aveva lavorato parecchio Gianmario. È lui che mi ha insegnato queste cose, devo dire. Per cui il biologo cellulare non pensa tanto, che lavora in vitro, non pensa tanto a questi aspetti. Invece chi si occupa di materiale e vuole studiarne l'interazione con il tessuto vivente è probabilmente più attento e lui sarà molto occupato di questo. Quando voi, questo è preso da un lavoro che trovate facilmente in rete, la nanoparticella si trova quindi circondata da proteine, elementi del plasma, eccetera, e quindi questa protein corona cosa fa? Fa sì che quando la particella arriva sul bersaglio, il bersaglio non vede la nanoparticella, ma vede questo gnoccolone, scusate il termine, che riveste la nanoparticella. Questo cosa può voler dire? Che l'interazione può essere falsata o addirittura impedita, o può avvenire un'interazione diversa da quella che io prevedevo.
Questo problema è un problema di difficile soluzione, ma è stato affrontato da alcuni in una maniera per trasformare il problema in un'opportunità. Nello stesso lavoro l'autore presenta la possibilità di... Io funzionalizzo prima le nanoparticelle con delle proteine mirate a interagire col mio bersaglio e quindi, no, che sono le particelle che sono quei rombi azzurri, no? È vero che ci sono anche delle altre proteine, ma queste rivestono già buona parte della mia superficie e quindi possono andare direttamente a interagire col recettore che io voglio, a cui voglio targettare, per esempio un recettore di membrana o un'altra proteina a cui voglio targettare le mie, mirare, scusate, targettare è bruttissimo. Abbiate pazienza, voglio mirare le mie nanoparticelle. Quindi questo è un caso in cui rivesto io la nanoparticella con le proteine che mi interessano. Certo, se ne attaccheranno anche delle altre, ma ho principalmente queste, e queste possono quindi garantire l'interazione specifica fra la nanoparticella e il mio bersaglio desiderato. Un altro problema è che per chi studia, come vedremo, noi abbiamo studiato le interazioni fra nanoparticelle e cellule nervose. No? Quando uno va a studiare cellule nervose in vivo, c'è il problema della barriera ematoencefalica, come sapete se vado nel centrale, cioè, che è una barriera molto selettiva dove molte proteine non passano. No? Il liquido ematoencefalico è molto diverso dal plasma. Si è visto che in alcuni casi queste barriere, queste nanoproteine passano la barriera ematoencefalica. Ci sono vari meccanismi che lo possono spiegare, varie ipotesi. Io non ho più seguito negli ultimi 2 anni in dettaglio questo filone, però le ipotesi sono che le barriere, che quando arrivano alla barriera si spoglino e quindi entrino come nanoparticella spogliandosi di buona parte della loro proteina corona. Certo, in alcuni casi è dimostrato che comunque possono arrivare al sistema nervoso centrale. Allora, chiarite un po' quali sono le condizioni che dobbiamo, con cui possiamo utilizzarle senza rischiare di grossi effetti di tossicità. Adesso vedrò brevemente qualche esempio degli ultimi lavori fatti dal mio gruppo fino all'anno scorso, prima che io chiudessi la mia attività di biologo sperimentale e mi occupassi d'altro, sui meccanismi di interazione, che era la cosa che interessava sia a me che Gianmario che i colleghi che lavoravano con me. Dove interagiscono, dove e come interagiscono? Per esempio, molte di queste entrano, vengono incorporate, allora hanno dei bersagli sul cellulare, in molti casi queste interagiscono direttamente sulla membrana, quindi con interazioni rapide. A noi interessava, come ci sono sempre occupati di canali, di elettrofisiologia, di canali di membrana, di canali del calcio, di canali. Ci interessava vedere se queste interagivano con dei canali. Qui torniamo e fino a queste ultime diapo useremo le nanoparticelle di silice che avevamo sviluppato con Gianmario Martra. Usando le solite cellule GT1-7 andiamo a vedere un parametro di cui noi ci siamo occupati per anni, l'omeostasi del calcio intracellulare. Sapete che il calcio fa tantissime cose, è il calcio intracellulare basso nella cellula e alto all'esterno, per cui piccoli flussi di calcio hanno grandi effetti sulla concentrazione di calcio intracellulare, scatenando catene di eventi biochimici nella cellula, dal rilascio di trasmettitore alla codificazione delle risposte postsinaptiche, la contrazione muscolare ovviamente, ma anche aspetti di trascrizionali, il calcio e la trascrizione di geni è un altro aspetto molto importante. E allora siamo andati a vedere, usando una sonda fluorescente che è introdotta nelle cellule, che è il FURA2, che la cui intensità di fluorescenza è proporzionale alla concentrazione di calcio intracellulare, che come sapete in condizioni basali è molto bassa, appunto, no? Nanomolare. Quindi misurando l'emissione luminosa di queste cellule si misura la variazione in maniera quantitativa, è possibile calibrarla, della variazione del calcio.
Allora, noi abbiamo messo nanoparticelle, quelle da 50 nanometri, alla concentrazione che abbiamo visto non tossica, 15 microgrammi millilitro, come indicata nella figura A. E vedete che con ritardo di la barra in basso, quindi sulle ascisse voi avete il tempo e sulle ordinate avete la intensità di fluorescenza del fiore 2, quindi l'aumento della concentrazione di calcio. Che, ripeto, basalmente attorno può essere 50-100 nanomolare. Quindi vedete che nel giro di un minuto, due in qualche caso, qualche minuto, la concentrazione di calcio comincia ad aumentare e poi in molti casi, anche in presenza della nanoparticella, la concentrazione di calcio torna al livello basale, nel giro di pochi minuti. Quindi avete degli aumenti, delle perturbazioni transienti, non enormi, peraltro, aumenta di 3, 4, 5 volte la concentrazione di calcio intracellulare. Cosa succede se usiamo le particelle tossiche? Cioè le particelle, scusate, di 50 nanometri a concentrazione tossica. Vedete che usiamo la concentrazione di 73 microgrammi millilitro che avevamo visto che era già, dava già effetti di morte cellulare e di riduzione della proliferazione. Avete un segnale molto più grande e che non cala. Qui è fatto per un po' di minuti, vedremo più avanti, facendolo per tempi più lunghi, e non cala nel tempo, si direbbe irreversibile o poco reversibile. Quindi farebbe dire che quanto il calcio viene perturbato può averci a che fare con la tossicità. Di nuovo, non è solo un problema di dimensioni, ma di dose, ma anche di dimensioni. Se voi ripetete lo stesso esperimento con le particelle di 200 nanometri, che abbiamo visto che non erano tossiche, a concentrazione anche di 73 microgrammi millilitro, voi avete, qui ci sono risposte di due cellule sovrapposte. Nella prima parte a sinistra vedete la risposta, il KCL è, mettendo 40 millimoli KCL per la legge di Nernst, degli equilibri ionici, cambia il potenziale di membrana e la cellula si depolarizza, si aprono i canali del calcio voltaggio dipendenti, è quella che si chiama una depolarizzazione chimica, non date un impulso elettrico per far aprire i canali che sono coinvolti nel potenziale d'azione, lo fate aprire chimicamente. Questo è solo un segnale, vedete che il calcio aumenta e poi ricala, aumenta parecchio, e questo è solo un controllo per vedere che la cellula è funzionale, ha i canali voltaggio dipendenti funzionali ed è un controllo, diciamo. Quando provate a guardare per questi esempi di due cellule, una risponde molto poco e in maniera transitoria, l'altra non risponde per niente. Quindi sia le dimensioni sia la dose influenzano le perturbazioni dell'omeostasi del calcio intracellulare e perturbazioni piccole o maggiori sono probabilmente correlate con effetti potenzialmente non tossici o tossici, ma lo vedremo meglio. E l'abbiamo visto meglio facendo, in un altro lavoro, facendo delle registrazioni, sempre con la sonda fluorescente per il calcio, molto più lunghe, vedete che qui andiamo a tempi di ore, 4.000 secondi, 4.000, 5.000, 4.500 secondi sono un'ora e mezza. Voi vedete che nella A voi avete, queste sono due cellule, l'esempio di due cellule che rispondono. Voi mettete le solite particelle, qui siamo a 15-20 microgrammi millilitro, quindi non tossica, concentrazione non tossica. Voi mettete le nanoparticelle, le cellule cominciano a fare delle risposte oscillatorie e che durano nel tempo e anche se togliete le nanoparticelle, la risposta per un po' non va giù. Vedremo perché vi dico per un po', che lo vediamo nella prossima. Nella B c'è semplicemente lo stesso esperimento dove noi mediamo il comportamento di 220. Abbiamo analizzato, facendo analisi di immagine, 220 cellule della stessa cultura, come quelle due che sono in A. Abbiamo fatto la media, vedete che la risposta oscillatoria scompare perché è una proprietà delle singole cellule, ma la cellula è la popolazione, sulla popolazione la risposta resta alta per un'ora e anche più, e la risposta dipende. Cosa vuol dire passare in zero calcio extracellulare? Togliere il calcio dalla soluzione esterna.
Se l'aumento di calcio è dovuto a calcio che entra dall'esterno, va via. Se è dovuto, sapete che il calcio nella cellula può aumentare anche per rilascio dagli scomparti intracellulari, se è dovuto al rilascio dagli scomparti non cala. Il fatto che il calcio vada a livello basale rapidamente, appena tolgo il calcio da fuori, è un'ulteriore prova che il calcio è aumentato perché le nanoparticelle hanno attivato dei canali della membrana plasmatica. E le immagini di sotto, fatte usando quelle fluorescenti e le solite cellule GT1-7, ci fanno vedere che nei primi minuti, quando la risposta parte dopo 3, 4, 5 minuti, fino a 7 minuti, se voi guardate la cellula a sinistra, non ha nessuna particella al proprio interno. Quelle poche nanoparticelle sono sulla superficie, nella sezione trasversale che vedete a destra della prima immagine. A 30 minuti qualche particella comincia a entrare e a 4 ore avete degli agglomerati di nanoparticelle dentro la cellula, come si vede nelle due sezioni fatte. Quindi, risposte che partono nel giro di qualche minuto sono dovute a un'interazione superficiale e non a un'internalizzazione delle nanoparticelle, e sono dovute all'attivazione di un flusso di calcio dall'esterno, probabilmente attraverso canali. E qui rapidamente vediamo alcune proprietà. La risposta è di lunga durata, ma è reversibile. Sia che voi togliete le nanoparticelle, che voi le lasciate, qui siamo a 4 ore, no, 15.000 secondi sono, 4 ore circa. Vedete che dopo un'ora e mezza la concentrazione del calcio, questo è fatto su una media di una popolazione, torna giù. Quindi a dosi non tossiche queste nanoparticelle perturbano il calcio intracellulare, ma lo perturbano in maniera reversibile e la cellula torna al basale. Di nuovo, il problema non è solo se io uso particelle di 500 nanometri non vedo circa aumento di calcio. Se io uso nanoparticelle analoghe di silice, funzionalizzate con gruppi NH2, gruppi aminici, che cambiano la carica superficiale, le cellule non rispondono. Mentre se dopo, lo vedete in quella sotto a sinistra, se dopo metto le solite nanoparticelle, le cellule rispondono, il calcio aumenta. Quindi conta anche il problema superficiale. Quindi la dose, le dimensioni, la superficie. Ultimo esempio che vediamo di questo lavoro è che abbiamo provato a mettere dei bloccanti, ci sono molti canali calciopermeabili, non solo, abbiamo visto che i voltaggio dipendenti non c'entravano molto, noi studiavamo già una famiglia di canali che sono i canali TRPV, Transient Receptor Potential V, che sono una superfamiglia di canali permeabili al calcio e ai cationi, non selettivi, sodio, calcio, potassio, che sono coinvolti in una quantità di processi fisiologici, hanno cambiato la fisiologia degli organi di senso, dei processi proliferativi, se voi andate a cercarvi. L'anno prossimo vi faccio una lezione su come la scoperta dei canali TRIP, come si chiama, TRP, che sono di varie famiglie, TRPC, TRPV, TRPM, ha cambiato la fisiologia, molti capitoli della fisiologia. Questo è l'appuntamento per l'anno prossimo. In particolare questi TRPV, che sono 1, 2, 3, 4, ce ne sono molti, sono canali che sono sensibili a stimoli chimici, meccanici, sono canali multiattivabili, multitrasduttori. Abbiamo provato con vari un bloccante, questo GSK, che è una molecola farmacologica, che blocca i canali TRPV4, come vedete, riduce la risposta. Non la toglie tutta, poi mettendo un altro bloccante non selettivo non succede più niente, blocca almeno metà della risposta. Quindi abbiamo pensato, le nanoparticelle vanno a interagire direttamente con i canali TRPV? Forse la risposta è, e questo lo vediamo nelle ultime due, e soprattutto, che influenza ha, ancora tre diapositive poi abbiamo finito, questa perturbazione del calcio intracellulare sull'attività elettrica della cellula, questi sono neuroni. Allora abbiamo fatto misure di elettrofisiologia con la tecnica del patch clamp, che vi presento in quella successiva, di cui forse avete sentito parlare, una tecnica che consente di registrare anche da cellule piccole, e questa è la cellula in cui stiamo misurando il potenziale di membrana, come con un elettrodo tradizionale.
Quelle che vedete sono due esempi. Quella in alto è una cellula che aveva un potenziale di membrana di meno 55 millivolt e stava tranquilla al suo potenziale di membrana. Quando metto le nanoparticelle comincia a fare delle oscillazioni, quel picco alto è un singolo potenziale d'azione, spara un potenziale d'azione e poi fa delle oscillazioni più piccole. Lo vedete ingrandito sopra. Quella sotto era una cellula che, come vedete, come molte di queste cellule derivate dai neuroni GNRH, che hanno attività spontanea, non sono neuroni pacemaker in senso stretto, ma hanno attività del genere, molte di queste, quella sotto era una cellula che stava scaricando, oscillava e stava scaricando dei potenziali d'azione, quei picchi più stretti e alti. Quando metto le nanoparticelle comunque si ha un'ulteriore scarica e poi la cellula si depolarizza. Quindi tendono a tenere in generale tendono a tenerle a un potenziale più depolarizzato per un certo tempo. È transiente o non è transiente? La parte di destra richiederebbe un discorso lungo. Uno degli ultimi sforzi che abbiamo fatto è usare questa tecnica dei multi-electrode array. Sono delle vaschette che vedete in G, dove le cellule vengono coltivate su degli elettrodi micrometrici ed è possibile registrare extracellularmente, quindi dei segnali qualitativi, da moltissime cellule. E quello che si vede, ci sono degli istogrammi in alto, c'è la registrazione di potenziali d'azione extracellulari da una cellula, da uno di quegli elettrodi, si vede la cellula espanso in B, sono segnali extracellulari, dicono solo che lì c'è attività elettrica. E quello che ci sono poi varie maniere per quantificarla, quello che dice in F, che misura l'attività di tutte le cellule che hanno risposto in questa vaschetta, poche, 7, 8, 10, che hanno risposto alle nanoparticelle, che si vede che l'attività, la scala, come vedete, è di minuti, dura un'ora e mezza. L'attività, la linea verticale, quando vengono messe le nanoparticelle, dura pochi minuti e poi la cultura cellulare ritorna. Questa è una misura su popolazione, su cellule intatte, quindi non ho perturbato la cellula bucandola con un elettrodo. E quindi ci dice, su misura su popolazione, su cellule intatte, che queste nanoparticelle perturbano l'attività elettrica, però per un periodo transiente. Allora, come un accenno su cos'è la tecnica del patch di cui ho sentito parlare, è possibile avvicinarsi con una pipetta grande a una cellula, fare un sigillo di gigaohm, quindi quella poca corrente che passa dal canalino che è rimasto dentro nella configurazione cell attached, quella poca corrente, piccola corrente, sono picoampere, passa tutta nella pipetta, non si disperde, e con amplificatori a basso rumore si può misurare quella corrente di picoampere, che è la corrente di un canale presente nella pipetta. Poi voi potete staccare e avete un pezzo di membrana che espone la faccia intracellulare. La cellula non di solito resta intatta, questo pezzo resta attaccato alla cellula, oppure potete fare un buco, come vedete con lo zap, e avete accesso a tutta la cellula, così potete misurare i potenziali e le correnti di tutta la cellula, anche da cellule piccole, e potete fare anche un ultimo lavoro, che è quello che vedete in basso a destra, tirar via dall'all cell e vi resta un pezzo di membrana che espone la faccia extracellulare, ed è quello che abbiamo usato noi. E qui voglio solo farvi vedere, per finire, questo è un esperimento di outside out, cioè in cui voi avete un pezzo di membrana con, se vi va bene, dei canali, dovete provare un po' di volte perché è di pochi micron, attaccato, la faccia esterna è attaccata, è esposta nel bagno, voi nel bagno mettete le nanoparticelle e vedete che la traccia, che era silente all'inizio, la base in alto, il rumore molto basso, salta, ci sono degli eventi quadrati, dei salti da 0 a 10 picoampere, 12, questi sono canali grandi, qualcuno un po' più grande, qualcuno un po' più piccolo, perché ci sono delle variazioni, a volte se ne aprono due insieme, la scala è un secondo, quindi stanno aperte per centinaia di decine, centinaia di millisecondi. La forma di queste è tipica delle registrazioni da un singolo canale. E esperimenti precedenti ci hanno fatto dire che questo qui è lo stesso canale che si apre quando mettiamo un agonista del canale TRPV4. Quindi la dimostrazione che la nanoparticella interagisce direttamente col canale. Perché dico direttamente? Perché qui non c'è più la cellula. Siamo in un pezzo di membrana che ha
uno o più canali TRIBV4, e quando metto la nanoparticella non c'è qualche via intracellulare, non c'è niente. Cioè, potrebbero esserci processi ossidativi sulla superficie, ma possiamo dire che è un'interazione diretta. Questa è una delle prime dimostrazioni di come una nanoparticella possa attivare un canale di membrana direttamente, senza bisogno di mediazione dei meccanismi intracellulari. E l'ultima domanda che ci siamo fatti, visto che lavoravamo insieme a colleghi che si occupano di genomica, il professor Oliviero in particolare, è ci siamo chiesti, quindi, per concludere, le oscillazioni sono di notevole ampiezza, di lunga durata, sono risposte oscillatorie, escludendo gli effetti marcatamente tossici, risposte di questo tipo sono in molti casi associate a effetti trascrizionali. Cioè, vabbè, non sono tossiche, ma cambiano qualcosa nella cellula. Di solito risposte oscillatorie di queste durate, in altri casi, si è visto che inducono quello che si chiama excitation transcription coupling, non secretion o contraction, ma transcription. Quindi ci sono degli effetti trascrizionali, no? Diciamo che nel nostro caso ci sono. Allora, abbiamo fatto delle esperienze di whole genome sequences, fatte col gruppo del professor Rivero, e dopo 24 ore di esposizione, non siamo andati oltre, quei 30 minuti, 60, 6 ore, 24 ore, quei grafici indicano che fra il controllo e le cellule tenute in controllo per 24 ore, le cellule con presenza delle nanoparticelle a 15 microgrammi millilitro non tossiche, eccetera, per 24 ore non c'è nessuna differenza significativa. Questo ha stupito tutti, perché io devo dire che avrei scommesso che qualche piccolo qualcosa si muove, non si è mosso niente. Ho stupito anche il professor Oliviero, ma abbiamo fatto controllato, ricontrollato, è così. Quindi possiamo dire che le nostre nanoparticelle sono sicure, sicure anche su una scala più fine? Probabilmente sì, bisogna sempre controllare le condizioni in cui si usano. Un preparato è diverso da un altro, noi siamo in vitro ancora, in vivo è ancora un'altra cosa. Ci sono comunque già con queste e con altre nanoparticelle dei clinical trials, di cui io non vi parlo perché non ho approfondito questo aspetto. Vi ringrazio per l'attenzione, ci vediamo al webinar dove cercherò di chiarire tutte le cose che ho spiegato in maniera confusa e più altre che possano venirvi in mente. Questo argomento di ricerca ha occupato gli ultimi 10-15 anni della mia, quasi 50 anni in cui ho fatto il fisiologo cellulare. E devo dire, un'ultima riflessione che vi lascio è che è stato un po' ci sono arrivato un po' perché erano argomenti nuovi su cui era possibile fare progetti, avere fondi, tanto per andare sul venale, e lavoravo con gruppi che erano interessati a queste cose e mi spingevano in quella direzione. Man mano che ho cominciato a lavorarci ho scoperto che si va a studiare degli aspetti degli organismi viventi, della cellule, a livello cellulare, che poi è il livello che interessa a me, ha sempre interessato a me, su una scala che era completamente nuova. È come camminare in un continente da scoprire, e credo che ci sia ancora molto da scoprire, comprese le trappole, che ci sono sicuramente, ma anche le opportunità. E come in ogni esplorazione di un territorio nuovo, la prudenza è fondamentale e anche l'attenzione a quello che si trova nel continente. Grazie, arrivederci.